scusa, è possibile che non mi riconosci? Riconosca? Ma è una bella fissazione la sua, le dico che io non l'ho mai vista né conosciuta. Per la serata organizzata dal Comune di Varedo siamo con la compagnia teatrale La Valera. Qui davanti abbiamo il regista Giovanni Cazzaniga e il presidente della compagnia Luca Ghezzi, che ci spiegherà un po' com'è la commedia brillante di stasera Non ti conosco più. È una commedia scritta circa 50 anni fa, molto divertente, di Aldo De Benedetti, in tre atti. E siamo riusciti a personalizzarla molto, ad interpretarla e metterla in scena in un modo, direi, divertente e assolutamente coinvolgente per il pubblico, che stasera si divertirà sicuramente. E grazie all'opportunità che ci è stata data all'Expo per venire a rappresentare questa nostra commedia. 50 anni però non mi sembra per niente datata da quello che ho letto della storia. Bah, diciamo che il tema è molto attuale, anche se in realtà pensare che una commedia scritta nel 1932, se non ricordo male, caro regista, parla di rapporto a tre tra nuclei familiari, quindi si capisce che è un po' particolare rapportandola al periodo. Oggi è forse un po' più attuale, l'abbiamo resa in chiave moderna, insomma. Abbiamo cercato di attualizzare il testo portandolo ai nostri giorni, e cercando di evidenziare un po' le particolarità dei nostri attori. Abbiamo voluto festeggiare il decennale della compagnia teatrale con questo testo che ci è sembrato molto divertente e adatto alle nostre possibilità. Ci auguriamo che la serata sia una serata divertente, il pubblico abbiamo visto che sembrava piuttosto partecipe, premeva gli ingressi del teatro e quindi sicuramente sarà soddisfatto. Non vediamo l'ora di vedervi all'opera. Sì, assolutamente, sarà un successo. Grazie comunque e buon divertimento. Grazie a voi. Ma se sono io tuo marito! Oh, senta, questa è roba da matti. Qua il gesto, accompagna subito questo individuo fuori dalla porta. Matteo Figini, assessore di Varedo, com'è la serata di stasera? Beh, stasera è qualitativamente di livello elevato la serata, perché questa compagnia teatrale mi hanno detto che è veramente brava, sono attori validi e si impegnano da tanti anni nella realtà della parrocchia della Valera e niente, speriamo di godere un bel spettacolo. Abbiamo deciso di puntare su di loro, l'anno scorso musica, quest'anno teatro, l'anno prossimo vedremo di inventarci ancora qualcos'altro di nuovo da proporre in questa realtà d'Expo che insomma merita, per la nostra amministrazione è una priorità sempre. Appena mi è stato possibile. È arrivato un professore. Si accomodi. Calma e procediamo con ordine. Professione? Nessuna. Casalinga? Coniugata, vero? Con me, mia moglie. La signora ha sofferto di malattie gravi? No, il morbillo da piccola. Tutte malattie comuni. In questi ultimi tempi ha avuto incidenti che possano far pensare a lesioni di origine traumatica, non so, cadute, urte violente, percosse al capo? No, nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Che il cervello umano sia come una centrale telefonica, con migliaia di fili che si accavallano e si sovrappongono fra di loro. Immagini che uno di questi fili si spezzi. Ecco il silenzio, l'oscurità, una cosa, una persona, rimane isolata, come se cessasse di esistere. Oh, amore, ma finalmente sei toccato! Ma ti sei fatto vedere tutto il giorno, neanche una telefonata, con io. Ma io sono stata in pensiero, ma ti è successo qualche cosa? A me no! Paolo, ti saluta Carla, e poi ascolta, vuoi mettere qui un salutino alla zia? Dice a lei, a me. No, non importa. Oh, ma che sciocco, ho lasciato le... Torno subito, vado a prendere le altre. Qui, caro signore, non si tratta di una normale amnesia. Qui c'è qualcosa di meglio. Sua moglie è affetta da epistasi fisionomica. Epistasi fisionomica? Epistasi fisionomica, confusione di personalità. Si può sapere chi è quell'individuo là? Chi? Quello? Quello è un mio amico, è vero che siamo amici? Che cosa? Stavamo appunto dicendo amici da... Sì, dall'infanzia! Sta attento, quello è matto! Matto? Ma no, che idea! Ma sì, ti assicuro! Mentre eri fuori è venuto qui con aria da padrone, dichiarando di essere mio marito! Ah sì? Mio marito! È ostinato, sai, tornato tre volte benché io lo facessi
glielo passo subito, sì. Arrivederci. Paolo, è per te. Ti vogliono al telefono. Per me? Certo. Pronto? Con chi parlo? Con chi? Dica pure. Cosa? A me viene a dirlo. Che me ne frega, se questo è nel mobilio. Scusi, un equivoco. Non è me che cercavano, è lui. Sai, dato che venivo qui, ho lasciato anche il tuo numero. Pronto, dottor Facchinelli. Buongiorno, mi dica. No, ma dico, l'ha presa per un albergo la nostra casa? Si fa telefonare, dà il nostro numero di telefono. Oh! Ma sai, è un amico? No, è un maleducato! Non si preoccupi, faccio sistemare tutto io. Faccia pure sequestrare che faccio sistemare tutto io.